Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Free to Play. Oggi siamo con un titolo davvero un po' diverso, è un MOBA, ma non è uno dei MOBA mainstream come Dota 2 o come League of Legends, che comunque sono molto famosi e sono altrettanto free to play. Oggi siamo qui con Tome, che potete trovare su Steam, si chiama Tome. Tome, e niente, ci stiamo facendo una partita 3 versus 3, PvP, non contro computer, e abbiamo scelto un campione che si chiama Neri, una campionessa che si chiama Neri, e che è un ranged, diciamo. Tome si differenzia in particolare per la rapidità delle partite che, mentre negli altri MOBA più mainstream sono sui 45-50 minuti, qui sono per la 3v3 tra i 10 e i 15 minuti e per la 5 vs 5 15-20 minuti, quindi molto molto più rapido. Inoltre ha un sistema di, come dire, elementi, diciamo. Ogni campione è legato a uno dei 5 o 6 elementi, non mi ricordo più. 6 credo, tipo ci sono morte, c'è terra, c'è, non sono terra, acqua, fuoco, aria, no? Sono altre diverse, adesso non me le ricordo bene. E padroneggiando di più un certo tipo di campioni si possono sbloccare dei tipi di abilità particolari, no? Che possono essere legati al campione. Come potete vedere, adesso noi siamo da soli top contro uno che sembra essere abbastanza un tank, mentre noi siamo un ranged, ciò vuol dire che appunto abbiamo poca vita, mentre lui ha tanta vita, attacchiamo a distanza e in late game dovremmo fare parecchio danno. In realtà non sono bravissimo con questo gioco, nonostante io abbia giocato molto molto a League of Legends. È molto tempo che non ci gioco e sono anche un po' fuori esercizio. Adesso ci allontaniamo da quel bush perché, ecco, infatti, lui era nascosto là dentro, era molto prevedibile. Inoltre da sotto, come avete potuto vedere, era salito anche il suo alleato per dargli manforte. Però per fortuna ce ne siamo andati via in tempo. Non so se siete pratici dei MOBA, in pratica un MOBA che cosa vuol dire? Vuol dire, non mi ricordo se è massive o multiplayer, credo multiplayer online battling arena, cioè un'arena multiplayer online di battaglie, di combattimenti, e in cui in pratica ci si sfida in un'arena contro degli altri campioni, cercando ognuno di distruggere il centro della base avversaria, che è appunto, come potete vedere dalla mappa in basso a destra, quella croce, diciamo, con una croce dentro, insomma. Quella parte più grande è colorata, che dalla parte nostra è blu, mentre dalla parte loro è arancione. Cioè azzurra, diciamo, e da loro è arancione, gialla, giallo-arancione. Ecco, adesso qua ci rischio veramente la pellaccia perché mi hanno gankato, ciò vuol dire che lui è salito su quando io non me l'aspettavo, perché non ero stato attento bene alla mappa, e hanno cercato di uccidermi anche grazie alle abilità del campione. Le abilità del campione sono un altro elemento particolare dei MOBA, per cui ogni campione ha 4 abilità, 3 base, diciamo, e una suprema o ultimate, che è sbloccabile solo dal sesto livello. Qua in Tome le abilità sono senza mana, senza costo di mana, però hanno un cooldown, semplicemente si possono castare solo quando non sono in cooldown, e come potete vedere sono indicate dalla barra qua sotto. Scusate se parlo un po' poco, ma è perché qua a stare dietro tutto è un po' un casino. Tra l'altro, appunto, questa era la sua ultimate. Come potete vedere, è un attacco molto tosto perché ti attira verso di lui e dopo un tot di secondi fa esplodere la zona. Nel frattempo, si è spostato sotto lui. Ho paura che sia nel bush. No, no, è sotto. Sì, dalla mappa. No, infatti. Sono entrato nel bush, ma in realtà era solo. E
cosa che stavo dicendo? Oh, io, bisogna togliersi dalla torre perché la torre fa un sacco di danni, bisogna lasciare che colpisca i minion e non restare nel range della torre per evitare appunto di prendere un sacco di danni. Stavo dicendo che le abilità sono là sotto e ci sono le tre principali, QWR, che nel nostro caso sono una freccia a target, diciamo. L'altra, la W, è più ad area, diciamo, ed è uno spell shot, diciamo, o uno skill shot. Cioè, va in una certa direzione, o lo becchi o non lo becchi. E quindi bisogna fare attenzione al posizionamento, sia vostro che quello del nemico. Mentre la R è una freccione enorme che fa un fracco di danni. Come potete vedere, abbiamo accumulato un tot di monete semplicemente stando vicino all'uccisione di minion nemici o di campioni nemici. E ogni tot monete, ogni 500, si possono comprare degli oggetti. Che, a differenza di League of Legends e anche di Dota 2, che ho anche un po' di esperienza di Dota 2, seppure non molta, qui sono acquistabili semplicemente restando fermi per un tot di tempo a fare un caricamento, diciamo, e viene consegnato in automatico l'oggetto senza dover andare con dei corrieri, diciamo, oppure senza dover tornare indietro alla base. Altra caratteristica di Tom è il fatto che fuori combattimento si recupera abbastanza velocemente l'energia, e per fuori combattimento si intende semplicemente il non venire attaccati per un tot di secondi, cioè non ricevere danno per un tot di secondi. Questa è una cosa particolare perché anche quando si ricevono dei... quando si attaccano dei minion, ma i minion non stanno targettando noi, tipo in questo esempio qua, come potete vedere stanno attaccando i miei minion ma non me, noi stiamo recuperando velocemente vita. Infatti, come avete potuto vedere, adesso siamo di nuovo full vita. Questo rende anche il gioco di Tom abbastanza veloce per il fatto che non è... Adesso forse si stanno facendo il drago, però da solo non mi conviene andare. Infatti hanno ucciso Mortul, che è una specie di drago che dà loro dei buff molto importanti. Qua mi uccide. No, forse ci muore lui. Niente, quando si muore, per chi non conosce il genere dei MOBA, si ritorna in campo dopo un tot di secondi. Uccidilo. Sì. Al pelo, stava facendo la ultimate. No, abbiamo perso la torre top. Siamo un po' nei guai, questa l'abbiamo persa, assolutamente. Perché loro ormai sono già all'altare, e in più ogni volta che si perde una torre, come avete potuto leggere da là sopra, ogni volta che si perde una torre i minion di quella lane là, cioè di quella via, di quel percorso là, sono più forti di quelli avversari. Di conseguenza questo rende il gioco abbastanza complesso, anche perché bisogna cercare di ricalibrare la situazione, nel senso, se noi dovessimo distruggere la torre top... Oddio! Qua ci muore l'altare... No, forse lo secchiamo. Vai! Abbiamo preso anche la kill, spettacolo. Dai che... Andiamo. Chase-alo. No, è da solo. L'ho lasciato da solo, mannaggia. E adesso mi uccide. No! Ah! Porca miseria, che danno! Per fortuna che l'altro se n'è andato, altrimenti ci morivo uno contro due. Sono fatto davvero una cavolata assurda. Comunque stavo dicendo, a meno che non recuperiamo una torre, i minion loro saranno più forti dei nostri in tutte e due le lane, quindi è molto difficile riuscire a vincere, insomma, in queste situazioni. Siamo molto più vicini alla sconfitta, anche perché il nostro altare ha pochissima vita. Oddio, porca miseria. Però sono sopra di livello rispetto agli altri.
come mai? Naturalmente salendo di livello, ogni tot esperienza che si guadagna sempre stando vicino alla luce di... Oh, si è disconnesso. Beh, meglio per noi, peggio per loro, mi spiace. Però vabbè, stanno vincendo. Cos'è che dicevo? Che al... Oddio! Vattene! Via, 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 ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio. Come quello là un, dovrebbe essere un support in teoria, però. Disavowed. Però sta facendo un sacco di kill. Ah, si è riconnesso. Il giocatore avversario. Vacci, vacci, vacci. Prende la kill, sì. Ha preso la kill. Grandioso, grandioso. Stanno giocando un po' male ultimamente, stiamo riuscendo a outplayerli un po', ma all'inizio hanno preso un sacco di vantaggio, soprattutto quando hanno preso la torre bot. La partita, come potete vedere, non sta durando da tanto e vede, è praticamente finita. Cioè 10 minuti e già ormai è persa, non abbiamo più tante speranze. A meno che loro appunto non muoiano tutti e tre e riusciamo a pushare abbastanza. Però come potete vedere i minion sono parecchio tosti. Quando le torri sono distrutte, ma le relative no. Quindi è abbastanza senso una volta che c'è una situazione di questo tipo. Niente, tra l'altro non riesco a capire perché ho così tanti punti. Forse loro sono morti più spesso di me. Cioè sono di livello più alto. Salendo di livello appunto, non ho finito prima. Sì, oddio, oddio. Me lo stavo seccando, mi è arrivato l'altro, se ne è accorto che lo stavo seccando in uno verso uno. Come potete vedere faccio parecchi danni in late game, anche se contro qualcuno non si nota particolarmente, perché è particolarmente tankoso, però cioè l'altro si era disconnesso prima per intenderci. Ma contro questo avete potuto vedere che ho fatto parecchi danni. Adesso andiamoci. Forse ce la facciamo a ucciderli e seccarli. No, girati. The altar is under attack. No! I minion sopra! Porca miseria, beh, abbiamo perso. Ma era destinato, nel senso non potevamo fare molto altro. Come potete vedere abbiamo perso, è durata abbastanza poco la partita. Come potete vedere noi abbiamo fatto un discreto numero di kill, anche se non è andato particolarmente bene. 2-2, cioè due uccisioni e due morti. Il nostro alleato ha fatto un 3-4, quindi non male, ma è morto abbastanza. Questo è quello che è andato meglio, Perfz. 2-1. Loro hanno avuto il tank top che appunto è morto 4 volte, che li ha un po' fatti perdere. Cioè perde, nel senso quello che ha giocato meno bene di loro abbiamo perso noi. Lui è andato molto bene, 2-2, però assolutamente con questo qua gentleman che da support è riuscito a fare 4-1, che un support solitamente cura gli alleati, mentre lui è riuscito a fare parecchie kill con un champion che non è proprio apposta per le kill, quindi boh, complimenti davvero, è stato un buon giocatore. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto, vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste ancora fatto, e c'è la mia pagina Facebook, trovate il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi.